Ma chi è? Ma chi è? Diego Godin! Diego Godin! La 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 E Gay Sports. It's in the gay. Adesso tocca la coppa contro il Valencia. Paglia secca, ragazzi, se si perde l'abbiamo nel culo. Mancano 4 partite di campionato e Real Madrid sta più 3. Vuol dire che 2 le deve cannare. Non c'è cazzi. Come detto, Atletico Madrid, Valencia. Magari, ragazzi, le magliette potevano anche farle in maniera diversa, tipo farci giocare noi con la gialla, vero? No! Non devo Black! Buono! Non c'è fallo! Griezmann la sbaglia! Beh, che ti aspetti? Vero? Raga, però non è possibile che chiudano le linee di passaggio così, non è possibile! Raga, mi viene l'angoscia a pensare che più andiamo avanti con il FIFA peggio è! Raga, io vi vorrei dire che non abbiamo fatto un tiro in porta per ora. Ne hanno fatti 4 loro. Quindi dovrei fare gol al primo tiro in porta, perché è giusto così. Dopo che gliel'hai fatto fare a loro, devi farlo fare a me. Vero? Vero, brutta merda! Vero, brutta merda! Dele Alli! Portaci verso la finale! Hunter. Alli ancora Neto. Te l'ha già fatto fare, tesoro. Cross, non li posso mettere. Ma! Juanfran! No, raga. No, no, gol. Oblak. Guarda come gli arriva la palla! Io quando batto i calci d'angolo è la palla persa! Griezmann buono! Saul! Te la metto sul primo palo perché il portiere si era spostato. Sono cose che vanno dette prima, se no ti inculano. Saul 2-0, vaffanculo Valencia. No, gol di Nani. Che culo. A rischio sostituzione, toglimi, che cazzo ti devo dire, oh? Hunter per Dele. Non era per Torres, ma ok. Dele. Bravo. Gaetan. Hunter per Dele. 3-0 assist. Va bene, va bene. Mulinello di Dele. 3-0. Aumentiamo la chemistry. Finisce 3-0, siamo ufficialmente in finale di Coppa del Re, terza finale su 3 delle coppe nazionali. Però non può veramente arrivare a farmi bestemmiare in maniera così, cioè non può, ragazzi. Ok, ragazzi, il Real Madrid ha perso un'altra volta. Una vittoria contro il Siviglia ci porterebbe a pari punti a 3 giornate dalla fine. Speriamo bene, signori. Intanto in coppa siamo in finale col Barcellona. Oh, prima volta al Wanda di sera, Griezmann, Alli, Hunter, vaffanculo Kier, Bakoke, Godin, Diego Godin, la 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 la. Diego Godin, l'apre lui, gol pesantissimo, ragazzi, vola, anzi smulinaci. Che palla di coche. Buono Griezmann per Hunter. Non ci voglio credere, ragazzi. Buono Hunter, Sergio Rico. Griezmann. Buona Hunter. Mo me lo fischi, Anche giallino. Netto per Carriso. Hunter dagli 11 metri. La parata, Sergio Rico. Qua dentro ancora. Perché c'è andato Saul? Carrasco, Hunter. Dribbla Kier. E poi Kier ancora. E ancora Sergio Rico, ragazzi. Cioè, non è possibile che ogni partita noi portieri debbano prendere tutto. Griezmann! Antoine! Vamos, Antoine! Mulinellizzaci tutti!
1-0 contro il Siviglia. Squadre forti, partite bellissime. Squadre scarse, bestemmie. Prepara Muriel, Moya, ma perché fa parare Moya, ragazzi? Io vi vorrei far vedere una cosa, i tiri in porta, e poi traete le vostre conclusioni. Ante per Griezmann. Griezmann, chi è, ragazzi? Oh, Dele Alli, vamos, 3-0. Va a benedire il pubblico senza zoom. Dele, troppo invitante. Ma affanculo, vabbè, qua è colpa mia. Augusto dentro. Koke. Bella. Hunter. Oh, torna il gol. Incredibile. 4-0 a casa il Siviglia. Peccato non sia assist di Dele. Va bene, ormai Sergio Rico ti porta dentro la porta. Quindi non gliela spari addosso o il gioco ti fa fare gol. Moya in porta e porta inviolata. Incredibile. Un accoppiamento mai visto prima. Finisce 4-0. Agganciamo il Real Madrid in testa e adesso abbiamo 3 partite davanti da vincere assolutamente, sperando in un loro passo falso, se no la Liga è andata. Allora, la classifica per differenza gol, che ha più 51, ci mette primi. Vediamo di continuare così. Avanti, avanti! Che culo all'ultimo, raga. Forza a 83, cross a 63, passaggio lungo a 70, ok. Ancora ad avere rapporti sessuali con Dele Alli? Voi due, che succede? Quanto sono felice che abbiate costruito un'intesa così forte dentro e fuori dal campo. Anche perché senza di noi non saresti un cazzo, quindi. Ah, è stato un piacere. Yeah, Alex has been very privileged to play alongside me. Atletico Madrid, Real Sociedad. Sono noni. Attenzione. Il Real Madrid ha perso. La vittoria, ragazzi, significherebbe vincere il campionato al 50%. No, grande Oblak, Moya sta quando avrebbe presa. Vai Dele. Vai Dele. Dentro. E Antoine Griezmann. Vieni, vieni a saltare con me, Alex. Vai. L'apre lui su una corsa da 100 metrista di Dele Alli. Griezmann dentro. No, Rulli. Però i loro portieri escono così, in corsa, si buttano. I miei, quando premo triangolo, già prima che partano passano tipo 10 minuti. Poi zampettano. Buono, Griezmann, Griezmann. Ancora Griezmann, Rulli, raga. Va dentro di Koke, Dele Alli, di rovesciata, no. L'ha tolta dalla porta. Dele. Hunter. Gliela data Dele! 4 su 6, non so se ce la faremo. Ma intanto un altro gol di Hunter, un altro gol su assist di Dele, bene così. Oh! Cosa? Oh, Black, però ti devi rialzare in fretta, eh. No! Mamma mia, che culo! Mi stanno graziando, eh. Ecco. Sapevo, raga. Grande Oblak, via. Cioè, io chiamo difensore, il difensore si allontana. Non ci sono più difensori, Vietto. Vietto, Vietto. Della Bella. Ma chi cazzo è Della Bella? È lo youtuber. Dele. Antera giro. Rulli. Finisce 2-0, ok. Risultato molto in bilico, ma parità meno bestemmiata del solito, stranamente. Oh, raga, bellissime queste Adidas tutte argentate. Direi che è il momento di metterle. Oh, arrivaci. Ah, raga, macinari offensivi, cazzo. L'ho nel culo. Elevazione a 70, che non so cosa c'entri con gli scenari offensivi, però ok. Ok, ragazzi, adesso siamo in pari. Con le partite del Real ne mancano 2, più la finale. E Libertador, Malaga, Atletico. Griezmann, Alli, Hunter, 5 su 6! 5 su 6! Forse ci si fa! Campione in avanti, ragazzi. 1-0. Apre Hunter, gol della merda, con assist di Alli, ma va bene così. No! Un kick-off glitch, raga. No! Kick-off glitch! Le cose stavano andando troppo bene. Buono,
Griezmann, Anter! Gol fondamentalissimo! Ora vediamo davvero di non subirne più, eh. Tutto torna dove doveva stare. Buono! Griezmann, pallonetto! E se non è rigore, signori! 3-1! Capriolati anche te in avanti! L'umiliazione in persona, come la chiamo io, il pallonetto, ragazzi. No! Che ingenuità quando difendono la palla così col corpo e non pagano un cazzo perché mandano il compagno a rete. Intanto, raga, anche se indovino l'angolo entra. Sì, chiappalo. Ora mi verrebbe da mettermi lì e fare millina fino a fine partita. Cioè, non è possibile quando ci sia una palla vagante in aria. Sempre la vincano loro. Buono! Bimbi, gol non si fa più. Buono, Griezmann. Il difensore è intervenuto, ragazzi. Torres, Alli, non ci voglio credere. Gabi! Torres. Hunter, Fernando! Il gol scudetto di Fernando! Non ha mai fatto un cazzo! Fernando Torres segna il gol scudetto su assist di Alex! Ancora Torres! Che strapotenza fisica! Fernando! 5-2, finita qui, ragazzi! Il campionato finisce qui. Atletico Madrid credo sia a questo punto matematicamente campione. Saul. Torres, Dele per Hunter! Obiettivo completato! Vabbè, qua dai, la mascherina di Dybala ci sta. Potevo far gol con Alli, poi ho detto no, ma mi serve il gol di Alex su assist di Alli, quindi vediamo se lì si c'è la della dopo e metto un porta, vabbè, da ammazzarsi. Però è gol. Finale da horror per questo povero Malaga. Hunter da fuori! Vediamo che esultanza c'è, fatta casuale. Nessuna, vabbè. Ah, le pressioni. Pocket di Alex. Allora, dovremmo essere matematicamente campioni. Però aspetto l'ultima partita per festeggiare. Basta un punto. E pensare che tipo fino al 70esimo era 3-2. Ma vabbè, due partite alla fine. Ok, ultimo atto di questa liga. Basta un punto per vincere, siamo in casa contro gli spagnoli. Bellina però questa maglia degli spagnoli. Sembra quasi tipo uno pseudo gelato. Hunter, Diego Lopez. Diego Lopez. Ah, e in difesa giustamente David Lopez. Griezmann. Hunter. Mamma mia, signori. Come aprire l'ultima giornata di campionato da campioni, sostanzialmente. Delicieuse. Carrasco. Utira, gira. Non va. Buona. Ante per Koke. No, vabbè. Cosa ha spaccato la porta, raga? Griezmann. Hunter. Vabbè, raga, qua c'è da coronare tutta la stagione. Questa partita va anche presa, diciamo, un po' con calma, perché poi dopo c'è la finale di Coppa del Re, quindi questa partita veramente scialla. Bella per Griezmann. Arbitro, però. Hunter! Tripletta! 7 gol in 2 partite. Ha fatto più gol in 2 partite che in tutto questo episodio, ragazzi. E andiamoci, ragazzi, ad appoggiare al cartellone, perché stagione veramente tosta. Chiudiamo il campionato con una tripletta. Questo gol, ragazzi, l'ho cercato. Cioè, ne ho falliti diversi. Ma, oh no, no, ma come? Ma è rimasto rosso! No! Non mi dire che siamo senza Godin in finale! E qua però non fischia un cazzo. Gabi. Hunter, palo. Finisce qui. I campioni di Spagna siamo noi. E adesso toccherà vedere
Se sarà nostra anche la Coppa del Re, io spero che la squalifica di Godini non conti in Coppa. Comunque sia, per il resto siamo campioni. Meritato. Non abbiamo perso una partita con Hunter in campo, signori. Solo due pareggi. Eccolo qua, fiero che va a applaudire. Chi è che alza questa liga? Juan Fran, capitano, giustamente. Ci avrà 80 anni adesso. Dai, e alzala. Vai, Ale. Campione, soe, campione. Come fanno? Non me lo ricordo. E questo è il terzo trofeo per Alex Hunter. In attesa del quarto. FA Cup, MLS Cup e Liga. Adesso tocca alla Coppa del Re. Festeggiamenti con la Coppa e da aggiungere anche il quarto trofeo che abbiamo vinto con Danny Williams, che è appunto la Carabao Cup, che è la Coppa di Lega inglese. Comunque sia, adesso ci sarà sicuramente la scenetta nello spogliatoio e direi che ce lo siamo meritati. Siamo partiti di terzi, a meno 9 dal Real, in infortunio, e tutto si è svoltato nel meglio dei modi. Dai, per una volta equilibrato. Wow, ehi, ehi! Yes! Adoro i piani ben riusciti. Oh, bello. Ali e Hunter che... That was the gaffer's idea. But it was us that made it work. Insomma, ormai hanno fatto amicizia. Potremmo comunque scegliere di non far comprare nessuno e rimanere con Griezmann, però Ali mi sapeva di supporto dietro le punte, quindi era molto utile. Vabbè signori, ultimo allenamento di FIFA 18, poi lo andremo a disinstallare per passare a FIFA 19. Massimo impegno per tutto il tempo! Dove l'ha messa, signori? Atletico Madrid, Barcellona, Coppa di Spagna, l'ultimo atto. Ah, è vero, siamo al Bernabeu. E questo è il... Dai, ultimo sforzo, raga. Santiago Bernabeu, 26 maggio 2018, ore 16. Vamos. Griezmann, Ter Stegen. Adesso questo portiere sarà tostissimo. Minchia, c'è ancora Mascherano. De Lofeu che mo gioca nell'Udinese. Koke. Allì! Dele Allì! Sblocca dal Bernabeu, Dele! Non importa chi segna oggi. Veramente, non importa. Però segna Allì. E siamo in vantaggio. Come gli è arrivata Koke, Ter Stegen. Messi non ha ancora visto palla per la cronaca. E forse è meglio che non la veda. Allì a giro. No. Sì, no. Fuori gioco, che palle. Griezmann. Ante. Mi dava già l'aumento di voto prima che la palla andasse in porta, raga. 2-0. E quanto è bello segnare una finale col pallonetto a Ter Stegen al Barcellona, un avversario statisticamente più forte. Ma quanta soddisfazione dà, ragazzi. Suarez, grandissimo Oblak. Suarez, Messi, Oblak. Fine primo tempo, ci sta veramente tenendo su in piedi Oblak. Anche se abbiamo fatto più tiri in porta noi, No, Suarez, grande Oblak. Che culo. Griezmann, dentro. L'ho allungata, sono un coglione. Zio Kang, che mona che sono. No, Suarez, gol. No, raga, non ci voleva. Non ci voleva per niente. Stava pressando altissimo. 61esimo. Gol del Barcellona mi costringe a fare melina. 5 years later. Finisce qua, ragazzi. Ho fatto mezz'ora di melina perché purtroppo non me la potevo rischiare. Campioni anche di Coppa. E lasciamo questo capitolo FIFA 18 con un bel asso nella manica. 3 trofei conquistati, 2 con Alex, 1 con Danny Williams. Spiazza il Barcellona, ovviamente. L'importante adesso è che noi si vada a festeggiare. Quella è la cosa importante. Tra l'altro l'Atletico che vince nello stadio del Real, cioè proprio deve essere un godimento assurdo. Ecco, vabbè, stessa scena di prima. Cambia solo lo stadio e cambia la Coppa. Che poi, a dire la verità, la Coppa non è neanche poi così diversa. Attenzione. 1, 2, 3. Sollevala Juan Fran. Anche se devo essere sincero, Godin, se non fosse stato così coglione, mi avrebbe fatto comodo questa partita.
avevamo Felipe Luis e Savic in difesa. Comunque non sono due difensori, cioè proprio presi dalla strada, ecco. Però sì, mi avrebbe fatto comodo avere Godin, penso, al posto di Savic sicuramente. Ed ecco qua che Alex fa ciò che gli piace di più e che sa fare meglio, ovvero alzare le coppe al cielo. Anche nei cieli del Bernabeu alza la Coppa del Re, dopo che non ha potuto alzare la Premier League l'anno scorso, anche perché giocando nell'Leicester la vedevo molto dura fare il bis. E questa è l'ultima partita, ragazzi, di FIFA 18. Ci vedremo a FIFA 19 con tutto ciò che rimane da fare. Sarà un capitolo molto molto tosto, quello di FIFA 19, appunto, perché non avremo un personaggio, non avremo due e mezzo come abbiamo avuto in FIFA 18, ma ne avremo bene tre a tempo pieno, e sarà tostissimo. Non la miglior partita di Alex, non la miglior partita proprio da vedere, da giocare, però per vincere basta fare un gol in più degli avversari, ed è esattamente quello che abbiamo fatto. Abbiamo la soddisfazione di andare a 83. Adesso una delle ultime cutscene. Dino è salvo, è bello lavorare di nuovo con te. E intanto si torna all'Leicester in Inghilterra. Questa è l'ex camera di Alex. Oh, al famoso Simmons. Ma questo ristorante, cioè, è storia in questo gioco. Oh, c'è Kim. Però è bello vedere che tutti alla fine si vogliono bene, si rappacificano. Io e tua nonna Gloria abbiamo sempre desiderato avere una figlia. So che avrebbe voluto darti questo. Oh. Grazie. Non ci sono però le lacrime. Pensi che verrà mai convocato in nazionale? Sì, se continuassimo il viaggio su FIFA 20, 21 e 22 probabilmente sì, anzi sicuramente. Adoro il calcio. Il calcio alla mia vita. E ragazzi, siamo giunti alla fine, credo. Anzi, quasi, siamo a Los Angeles. Ci siamo guadagnati tutto. Sono Beatrice Villanova. Rappresento... Ah, Beatrice Villanova, la procuratrice. Andrò dritta al punto. Vorrei parlare del tuo futuro. Da giocatore, da persona. Qua ci lascia l'incipit per FIFA 19, ragazzi. Cioè, pensate chi ha dovuto aspettare un anno per tutto ciò. Assumo che se fossi stato un mio cliente, ora saresti al Real Madrid. Però potresti esserlo e andarci uguale. Per parlarne faccia a faccia. Beatrice, ti invito a cena, vuole parlarne faccia a faccia, Vaci teso. Ragazzi, il viaggio è finito qui. Con la carriera di Dino e di Williams salve. Io vi saluto. Lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo con FIFA 19, col viaggio. Restate connessi, restate uniti, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi, grazie.